Posso farcela? Tra l'altro quello mi è finito col piede in bocca. Che schifo. No. Drogatelo, buttatelo nell'immondizia e riprendetelo dopo 4 giorni. Guardate questi omini quanto sono felici di esplodere. Sarò felice anche io quando esploderete per mano mia. Benvenuti su Fun with Ragdolls The Game. Questo gioco è... come dire... un gioco. Iniziamo. Avete presente Fall Guys? Ecco. Ma qua, oddio. Ma... Ma mi hanno schiacciato per terra. Ma non si fa così. Stavo dicendo, avete presente Fall Guys? Ecco, drogatelo, buttatelo nell'immondizia e riprendetelo dopo 4 giorni. Otterrete Fall Guys versione brutta. Molto brutta. Ragazzi, cosa sta succedendo esattamente? Perché sto baciando il soffitto? Che problemi hai? Spiegami. Sono pronto. Questa la vincerò io. Ragazzi, è quasi fatta. Sono morto. Iniziamo benissimo. Questa è una strage. Ha, sfigati. Io posso respawn... Madonna mia. Ma che brutta fine ha fatto. Sono l'unico sopravvissuto. Solo perché uso i trucchi. Ma vabbè. Questi... Ma sono inciampato. Ma sei un imbecille. Mi dispiace, amico mio, ma tu questa partita non la vincerai mai. Credo sia morto. Ma io non volevo ammazzarlo. O forse sì. Devo trovare un corso per migliorare la mia risata malefica. Vincerò usan... Ma che figura di me. Vincerò a rallenti. Posso farcela! Farò una di quelle azioni epiche e riuscirò a schivarli tutti! Ah! Fuori uno! Ah! Fuori due! Oddio, ci sono quasi! Ma scusate! Ma l'hanno già vinto 3 persone! Ma pensavo di essere l'unico! Ma che tristezza! Ah, posso farcela! Oh, ce l'ho fatta! Ho vinto! No! Ah. Vabbè, la morte non è un problema. L'importante è che io abbia vinto. Ragazzi, scusatemi un attimo. Fuori uno, fuori due, fuori tre. Perfetto! Adesso sono il vero unico vincitore. Sono troppo forte. Anche se la mia faccia in questo momento dice il contrario. Ma dettagli. Ho scaricato tipo 500.000 di mappe moddate. Il problema è che non so cosa facciano. Comincio ad avere un po' di paura. Ma dai! Ma non posso spawnare morto e buggato! Ma perché? Ho capito che siamo in un video di Pogo Doggo! Ma così mi sembra eccessivo! Questa mappa si chiama L'incubo di un bambino, che spero non sia il bug di prima. Comunque, mi sto spaventando! Ma dai! Ma non è possibile! Vabbè che poi l'incubo di un bambino, cosa ci sarà mai di così Questo potrebbe essere un leggerissimo problema, ma non per me. Io sono il migliore ad evitare gli ostacoli. Più o meno, questa sarà una mission impossible. Sì, sono il migliore ad evitare gli ostacoli. La smetti di buggarti! Oh! Guarda te, se io devo combattere anche con i bug, il vero incubo è riuscire a spawnare senza buggarsi. Ti faccio esplodere a te, al letto dietro di te e anche agli spuntoni. Perfetto, ce l'ho fatta. Adesso, ecco, dovrò affrontare quella roba, ma possiamo farcela. Basta andare piano e con cautela. Sì, però dove devo andare esattamente? Qui dentro? Ah, credo fosse questo l'incubo, non gli spuntoni. Basta, la faccio tutta in corsa. Sono pazzo, sono un bimbo Ero un bimbo pazzo. Adesso a quanto pare sono morto e basta. Questa parte è difficile.
Cosa ho fatto? Io volevo solo saltare. La smettiamo? Altro che 007. Qui, davanti a voi, avete il grande 00 Poggo. Una delle più grandi spie che siano mai esistite. Non è proprio così, ma non vi preoccupate. Fidatevi di Poggo. Cosa sta succedendo lì sopra? Cioè, oltre ad essere buggato io, è buggata tutta l'intera mappa. Ma perché? Devo fare il salto della vita. 3, 2, 1. Vai, aia! Perfetto! Non ha funzionato! Sono un imbecille! Ma cos'è sta mappa chiamata Sketch? Perché c'era una macchina dietro di me? Ma chi è che le crea queste mappe? Uno psicopatico? Ah, adesso sono io dietro la macchina! Stupida! Esatto, amico mio! Anche io in questo momento sto facendo no con la testa! Ti capisco! Vabbè, ragazzi, ma sono fortissimo! Aiuto, aiuto! Non è facilissimo, ma ce l'ho fatta! Ah, Dio santo! Calmatevi! Che poi, tra l'altro, sono giallo su una mappa gialla! Non capisco nulla! Mi sento confuso! Vabbè, ma questo posso tranquillamente passarlo al lato! Perfetto! Io vi odio! Non posso sbagliare! Piano! Perfetto! Perfetto! Siamo quasi alla fine! Quella era una macchina? Sì! Quella era decisamente una macchina! Ma questa è una Ma io questo non me la spaglia! Ma dai, ma mi ha schiacciato sul pavimento, manco fossi un insetto! Ti odio! Questo salto voglio riprovarlo! Vai! Oh mio Dio! Forse ce l'ho fatta! No, la macchina no! Stai buona lì! Però almeno il ventilatore gigante l'ho superato! Che fatica! Sono quasi arrivato al traguardo! Mancano solo questi salti e un apparente portale del Nether e poi ho vinto! Riuscirò a sedermi sulla sacra sedia? Perché c'è una sedia come traguardo? Quali sono esattamente i problemi che vi affliggono? Niente di più facile! Ok, piano, 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 ok. Posso farcela. I salti sono l'unica cosa che so fare. Passiamo nel portale. Sono morto? Non dovevo farlo così? Scusatemi, come avrei dovuto superarlo quel portale? Volando? Sono riuscito a superare il portale del Nether senza morire. Mancano solo quei maledetti laser. Vai! Perché? Come faccio a superare questo pavimento se ci muoio sopra? Forse devo toccare solo i quadrati blu. Oddio, devo toccare solo i quadrati blu. Ma sta roba è super ambigua. Oddio, questo salto mi sembra un po' difficile. Forse devo fare... Oddio! Oh! Sono fortissimo! Ho conquistato la sacra sedia! Press E to enter! Cioè, mi state davvero dicendo che si è seduto sulla sedia? E ho vinto? Ma tutto ciò è magnifico! E quindi adesso cosa dovrei fare? Mi è crashato il gioco! Ho capito che ho vinto! Però addirittura farmi crashare il gioco? Cos'è il premio? Oh no, ragazzi! Siamo finiti in prigione! Vi prego, fatemi uscire! Sono innocente! Più o meno, ho solo ucciso tipo 20.000 cloni di Marcello, fatto diversi esperimenti, provato siringhe illegali, torture... Devo trovare una via d'uscita! Forse da questa parte... io uso un attimo la tua cella, anche perché credo tu sia morto. Vabbè, nel dubbio rimani lì, va bene? Lo prenderò come un sì. Odio gli spazi stretti. Sono anche claustrofobico. Mamma mia, cosa sta succedendo alle luci? È diventato un rave party ed è apparsa una bandiera dietro di me. Mi sono caccato addosso fortissimo. No, 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 no. No, 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 cosa ho fatto? Non volevo. Credo di avergli rotto e buggato il letto. Perdonami. Te lo ricompro. Devo procedere con cautela. Nessuno dovrà scoprirmi. Nessuno dovrà scoprirmi. Vabbè, ragazzi, io non sono qui. Voi non mi avete visto. No, 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 ragazzi, a me queste cose mi fanno paura. Ragazzi, cosa state facendo?
Ragazzi, tutto bene? Siete ancora vivi? Ragazzi, probabilmente devo intrufolarmi nel condotto di aerazione. Devo sfondare il soffitto. Oddio, santo Dio! Ancora? Ho capito sfondare il soffitto, ma mi è crollata in testa l'intera prigione. Mi sono fatto male. Ci sono quasi. Credo di essere vicino. Ai, no, no. Spero che nessuno mi abbia sentito. Oddio, ma ho ucciso una guardia. Vabbè, io vado. No, ti prego. Quindi mi state dicendo che la mia fuga si conclude cadendo dal soffitto, ammazzando una guardia e sbattendo di testa contro un muretto di legno. Poggo doggo, un imbecille. Sopravvivere al carro armato. Niente di più semplice per l'esperto di sopravvivenza, Poggo Bear. Sarò l'unico che riuscirà a sopravvivere, perché io conosco tutte le tecniche di sopravvivenza. Io sono uno dei più forti sopravvissuti del mondo. O forse no. Qualcuno mi aiuti. No, ragazzi, attenti. Ecco, potreste evitare di inciampare sul mio cadavere? Grazie. Dicevo, mi fate finire di parlare, almeno. Devo salire sul carro. Sto per arrabbiarmi. Tantissimo. Se non puoi distruggere il carro armato, sì, nasconditi sotto di lui. Pessima idea. Posso farcela? Tra l'altro quello mi è finito col piede in bocca. Che schifo! Amici miei, ho costruito per voi questa enorme torre. Il più grande grattacielo che sia mai stato costruito al mondo. È anche uno dei più resistenti. Le Poggo Doggo Industries presentano il grattacielo antiterremoto. Credo ci sia stato un piccolissimo problema. Amici, mi dispiace che siate morti tutti. Lo avevamo anche testato. In realtà no, ma dettagli. Le Poggo Doggo Industries presentano lo schifo. Ragazzi, niente panico. L'aereo sta solo precipitando. Non vi preoccupate, ci penso io. Non è vero, sfigati? Addio. Credo di aver dimenticato il paracadute. Ops. Ma cos'è sta roba? Una TNT? Sì, era decisamente una TNT. Ti dovevi per forza avvicinare? Ma io non lo so, ma guarda te questo. 0% people can survive. Questo perché non conosci me, ossia Poggo Bear, l'esperto in sopravvivenza. Al prossimo video!